amiche, c'è amici, errori nella seduzione, fare il bravo ragazzo. Fare il bravo ragazzo, apparire eccessivamente come un bravo ragazzo da un punto di vista della seduzione è deleterio. È deleterio perché non stimola. Una donna per essere stimolata emotivamente ha bisogno di turbamento, ha bisogno di trovare uno che si presenti eventualmente, diciamo così, sotto le mentite spoglie di nonna, di Cappuccetto Rosso, ma poi in realtà deve essere un lupo cattivo, perché la parte emotiva fondamentalmente poi è attratta dal lupo cattivo, è attratta dall'elemento trasgressivo, è attratta da quell'elemento che ti nega, come dire, il suo tempo, che ti nega la sua disponibilità, dopo averti coinvolta ovviamente, perché prima deve coinvolgerti. E quindi se tu fai da subito il bravo ragazzo eccessivo, il bravo ragazzo chi è? È quello che soddisfa la sfera logico-razionale, quello che lei ti dice, che ne so, ho freddo, eccoti la copertina, ho fame, eccoti il cibo, ho sete, eccoti l'acqua, oppure voglio andare qua, ti accompagno io, voglio andare là, ti accompagno sempre io, ho bisogno di questo, non ti preoccupare, ci sono io. Insomma, uno che soddisfa costantemente le richieste viene identificato come un bravo ragazzo, ti offre la cena, ti porta qua, ti porta là, e quello lo sfrutti, tra virgolette, viene sfruttato e praticamente perde praticamente la possibilità di coinvolgere, di sedurre, a meno che dopo aver fatto il bravo ragazzo per un po', nel senso che lo fa deliberatamente per poi iniziare a togliere, quindi funziona se ti presenti, se lo fai deliberatamente, se tu in realtà non è che sei così perché sei bisognoso, sei così perché stai recitando una parte e quindi reciti la prima parte, poi dopo però entra in scena la seconda parte, si toglie la maschera da nonna e interviene il lupo cattivo, iniziando a togliere tutto quello che era dato, diventando più irriverente, più strafottente. Allora in quel caso lì sì che seduci, quindi questo è una... Ma continuare sempre perennemente a fare il bravo ragazzo troppo istituzionale è un grave errore, perché non sedurrai, non batterai un chiodo, cioè non riuscirai a sedurre assolutamente nessuna, solo qualche disperata che proprio non sa proprio dove andare a dare la testa, diciamo così, ma al di là di queste avrai veramente poche possibilità. Bene, per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda postata nei commenti e di ricevere un video di risposta, se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici, ciao!